scoppia un vero e proprio caos all'Isola dei Famosi, il programma di Mediaset rischia di finire in tribunale, pronta una causa? La situazione. Scoppia un vero e proprio caos all'Isola dei Famosi, con un concorrente che è stato ufficialmente escluso ed espulso a sorpresa dal programma, in maniera completamente inaspettata e, una volta tornato a casa, ha spiegato tutte le sue ragioni e, soprattutto, quelle relative al fatto che, secondo quantomeno la sua versione dei fatti, ciò che gli autori hanno deciso di fare con lui non è stato affatto corretto a tal punto da spingere il concorrente in questione, secondo quanto riportato in esclusiva da Alessandro Rosica, alias investigatore social, che lo ha chiamato, ad andare probabilmente per avvocati. Sembra, quindi, che ci sia una causa in arrivo per il programma condotto da Vladimir Luxuria e che va in onda su Canale 5? Difficile dirlo al momento, ma una cosa è certa, questa situazione fino a pochissimi giorni fa nessuno se la sarebbe mai immaginata e, per questo motivo, adesso il programma così come il concorrente in questione rischiano grosso. Ecco tutti i dettagli che sappiamo fino ad ora. Francesco Benigno, escluso dall'Isola dei Famosi 2024 per, secondo Mediaset e la redazione del programma, gravi motivi disciplinari, Instagram, immetla.it. Il concorrente che è stato ufficialmente squalificato dall'Isola dei Famosi 2024 è Francesco Benigno, il famoso attore che era entrato all'interno del cast del programma di Canale 5 da veramente pochissimi giorni. Il tutto sarebbe avvenuto a seguito di una lite con Arthur Dainese, lite secondo lui assolutamente normale e lecita, come si suol dire, stando alle parole di Rosica, al limite del reality. In alcun modo, però, i due non si sono picchiati né tanto meno sembrerebbe aver bestemmiato, motivo per il quale sembrerebbe, almeno stando alla sua ricostruzione, qualcosa di assolutamente normale amministrazione per quanto concerne un programma di questo tipo. Ciò nonostante, poco dopo, sembrerebbe che sia stato prelevato da dei dirigenti di Mediaset e da dei buttafuori come se fosse un criminale, dice Rosica, il quale riporta le parole di Benigno. L'accusa è di essere, a suo dire, vittima della redazione del programma. Insomma, un'accusa che, si scopre nelle stories dell'esperto di gossip, è davvero molto pesante. Staremo a vedere come finirà.